ridare voce non vuol dire far suonare le canne, vuol dire soprattutto rendere armonioso la gamma disponibile su una tastiera, come i timbri giocano un ruolo importantissimo, ma anche l'intensità, che è quella che si richiede sempre, di essere in grado con l'orecchio di gestire l'intensità dell'emissione del suono delle canne. No, mais j'ai besoin de toi. Pourquoi Faire la faire? console, parce que lui veut simplement Ah, reprendre pendant le travail. Lui è Marc, non so se lo presento. È timido. sì, molto timido. No, è perché la lingua è un po' più difficile per lui imparare l'italiano. In poco tempo, difficile l'italiano, Sì. dice. Però è un organaro anche lui, è un collega e oltre che un collaboratore esterno. C'est bon. Bah oui. Vas-y. Vas-y. Non. Enlève les jeux. Enlève les jeux. Ouais. Tac-tac. Non è ancora pulito il suono, eh? Una cosa interessante sarebbe che la telecamera potesse anche rendere visibile ciò che è invisibile dal basso, cioè le centinaia e centinaia di canne che sono posizionate in questi corpi sonori, sono tantissime, sono un numero gigantesco anche, ma si tratta pur sempre di uno strumento di grandi dimensioni per una cattedrale. Ecco, tu potrai, ecco, far in modo, se hai anche uno zoom, di mostrare quanto è pieno, diciamo, che non è pieno come un uovo, lo strumento. Il progetto era veramente molto interessante perché coniugava insieme la valorizzazione di una delle facciate d'organo più belle del Lazio, se non d'Italia. Questa cassa del 1600 è uno spettacolo a vedersi. In fondo, lo strumento, l'organo, è uno dei pochi pezzi d'arte che arriva attraverso i secoli fino ai giorni nostri, portandoci con sé la sua storia e l'estetica delle generazioni che ci hanno seguito. Io ho apprezzato molto anche l'accorgimento tecnologico di consentire attraverso un collegamento elettronico di suonare l'organo grande da sotto. Ecco, il problema di questa chiesa era la fruibilità dell'organo che per un uso concertistico va benissimo in cantoria, però anche per un uso liturgico sarebbe auspicabile utilizzarlo anche dall'assemblea. E questo apparato, progettato da me, consente praticamente di inviare i segnali di comando di tutto l'organo remoto da questa console, realizzando la possibilità di suonarla in remoto. Noi possiamo inserire a distanza i registri dell'organo sopra. E di ogni timbro sono state ritrovate le sue sonorità autentiche. E questo dona allo strumento un valore particolare. Oggi potete dire che avete un grande organo da concerto e per la città di Velletri è una conquista notevole. Molte volte alcune cose non si conoscono, il mondo dell'organo è un mondo abbastanza sconosciuto. Poi la 4 diventa questa qui. Questa diventa la 5. E io nella mia esperienza degli anni passati, quando incontravo giovani e venivano a sentire i concerti, scoprivano un mondo
che è per loro nuovo, un mondo così affascinante. Sono da qui? Purtroppo i nostri mezzi di comunicazione non trasmettono queste conoscenze, non trasmettono questo tipo di cultura. Essendo uno strumento di stampo tardo romantico, è versato maggiormente per la musica scritta fra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento. Suonerò per la maggior parte musica italiana, francese e inglese. Mi faccio da qua che siamo sulla 4. Ma suonerò anche un brano di Bach e lo suonerò su una console che non è quella originale, ma è una console elettronica a cui è stato abbinato il funzionamento dell'organo. Fissa questa sulla 3. Ok? Suona tutta la variazione. In un mondo appunto tutto veloce, tutto tecnologico, forse c'è bisogno anche di questa lentezza che si può ritrovare con questi mestieri, con queste pratiche. La gente vede i libri come se fossero cose inutili e soprattutto nuove, e quindi il nostro mondo è veramente molto sconosciuto e anche i libri antichi sono sconosciuti, nessuno pensa che ci sono. L'interesse è diventato anche molto esteriore, cioè rispetto proprio al libro come oggetto, quindi non mi bastava solo leggerli, ma volevo anche capire come erano fatte, perché erano fatte in quel modo. Mi sento di nicchia più che altro, cioè sono contenta di lavorare in un mondo che è tutto da scoprire, che anche banalmente non tutti conoscono e che magari io lo porto da qualche altra parte. Disciplina che si può proiettare molto nel futuro anche se lavora con il passato, proprio per questo motivo, che evolve anche in base alle tecnologie di cui
si dispone. Sono arrivata da Cina e sono venuto qui in Italia per studiare il corso di conservazione dei beni culturali e mi piace tantissimo la calda, il disegno, i libri e soprattutto sui libri manoscritti sulla questa epoca antica, su registri e biblioteca. I libri sono molto diversi tra Cina e Italia, anche in modo di lavorare. E la Cina, la calda, è molto morbido, quindi usiamo solo il filo per legare i libri. Invece qui in Italia usiamo pergamena, putelina, cuoio. Ho scelto di ritornare qui in Italia, di studiare un corso per restaurare i libri. Già da oltre 10 anni c'è questo rapporto consolidato con la diocesi, con l'archivio diocesano di Velletri, con un rapporto di scambio fruttuoso e proficuo. Ho cercato di trovare del materiale eterogeneo, in modo tale che anche in classe ci fosse uno scambio di opinioni sui danni e sulle strutture. Oramai per me sono quasi 5 anni e è come se fosse sempre la prima volta che tocco un libro. È bellissimo e per me l'emozione più grande è scoprire. Cioè, ogni libro è diverso, c'è cioè, una cucitura diversa perché è stato fatto da persone diverse, una scrittura diversa e chiedersi perché l'ha fatto così. Ho sempre amato l'arte, fin da bambina, quindi mi piaceva andare nei musei, negli scavi archeologici anche, quindi diciamo l'arte mi è sempre piaciuta. E poi ho intrapreso la professione di storica dell'arte, quindi mi sono laureata prima in storia dell'arte, ma avevo in realtà bisogno di un contatto molto più diretto con l'arte, non volevo solamente studiarla o guardarla da lontano, ma volevo proprio toccarla. Ho deciso di aprire la mia attività e anche insieme a mio marito, che segue in particolare la parte dell'allegatoria ma mi aiuta molto nel mio lavoro. E ecco, sono appunto 7 anni che abbiamo in piedi questo laboratorio, il nostro laboratorio, e passano di qui appunto molte opere. Lo considero un piccolo scrigno di tesori all'interno di un quartiere che purtroppo non offre molto e cerco anche di valorizzarlo questo aspetto e tutti rimangono stupiti appunto del fatto che ci sia questa realtà all'interno di un quartiere veramente così difficile. Mi piacerebbe proprio farmi conoscere nel quartiere, farmi conoscere nelle scuole e chissà appunto far venire anche ragazzi, bambini in questo luogo, far vedere qualcosa di quello che faccio. È sicuramente un'idea che ho da tanto e che vorrei poi mettere in pratica. Sì, sono stata chiamata per il restauro di queste 5 opere su pergamena dal Museo Diocesano di Velletri. Sono appunto opere molto antiche, sono di XII e XIII secolo. La concentrazione a cui dobbiamo farlo è l'1%. Se volessimo fare 25 ml, pesiamo 0,25 grammi. Mm-hmm.
mi è capitato raramente di lavorare su opere così, così antiche, così importanti e così belle, quindi per me è sicuramente un onore aver fatto questo lavoro. Sì, soprattutto al microscopio si vedono numerose scaglie di colore che si sollevano. Bisogna assolutamente fare il consolidamento prima di umidificarla e tensionarla. Ogni volta che ho un oggetto così antico e così bello davanti, cerco un po' di ripercorrerne la storia, quindi a pensare a dove è stato fatto, da chi è stato fatto. Ecco, io riesco ancora a guardare quell'oggetto perché qualcuno prima di me è riuscito, intanto l'ha realizzato e poi è riuscito a conservarlo nel tempo. Sono veramente fortunata a fare questo perché appunto ho trovato quel contatto che cercavo con l'arte. È questo quello che anche mi piace di questo lavoro. Accogliamo con tanta generosità, ma soprattutto con tanta riconoscenza, il lavoro che ha fatto Serena Domignani. È il laboratorio di legatoria e di restauro Librarti e ci ha dato una mano, insomma, a recuperare un po' questo patrimonio che sta qui e che a volte non è neanche così tanto conosciuto. E questo però è stato possibile soprattutto grazie ai contributi dell'8x1000 della CEI. La bellezza del mio lavoro è quella di poter ammirare dal vivo queste opere. Questi quattro pezzi sono staccati, ma è un unico pezzo. Ci sono infatti i fori per la... Io li ho fatti vedere a mio figlio. La prima cosa che mi ha chiesto è: ma questi buchi a che cosa servono? E quelli erano proprio i fori di passaggio della cucitura che tenevano uniti dei pezzi. E in alcuni punti sono ancora visibili dei fili. In questa grande in particolare non ho risarcito una lacuna proprio perché c'era proprio, ecco, in questo punto qua si può vedere proprio il filo di cucitura. Sono opere che parlano da sé. Una volta si diceva che tutte le opere, no, quelle murarie, quelle pittoriche, erano una sorta di Bibbia per i poveri, ma oggi certo non siamo poveri, non siamo analfabeti. Le immagini tuttavia hanno un forte potere non solo evocativo ma anche istruttivo, no? Ci possono accostare sempre di più non solo ai misteri della fede, ma anche a interiorizzarli di più, ad averli più nel cuore, ad averli un po' come riferimento vitale. E quindi, ecco, invito soprattutto, no, a far venire i bambini, non solo quelli del catechismo, un po' tutti, sottolineando sempre che tutto questo è possibile grazie ai fondi dell'8x1000. Sì, benedetto Signore Dio nostro, bellezza antica e sempre nuova, che governi il mondo con la tua sapienza e con la tua bontà lo rivesti di splendida luce. A te cantano i cori degli angeli, sempre pronti ad ogni tuo cenno. A te inneggiano gli astri del cielo, nel ritmo costante del cosmo. Te, Santo, proclama l'assemblea dei redenti e con il cuore, la voce, la vita celebra la gloria del tuo nome. Anche noi, tuo popolo,
radunato in festa nella tua casa, ci uniamo al canto universale, magnificando con la Vergine Maria i prodigi del tuo amore. Concedi la tua benedizione a tutti gli interpreti e cantori della tua lode e a questo strumento sonoro, perché accompagnati dai suoi accordi armoniosi possiamo associarci alla liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore degno di ogni lode vi conceda di essere cantori della sua gloria per unirvi al cantico nuovo che risuona nel santuario celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Avevo risposto negativamente a Sua Eccellenza Monsignor Apicella. Avevo un po' paura quando vidi la prima volta lo strumento, soprattutto ero spaventato dalle condizioni, ma non tanto di abbandono. Lo strumento originale è uno strumento molto importante, seicentesco, di cui non rimane nulla. La cassa, il mobile, la parte centrale, che è tutta intagliata e dorata, quindi in foglia d'oro zecchino. Le due ali laterali quindi corrispondono a due tastiere molto estese, e all'inaugurazione della chiesa si è voluto, e questo è un punto a favore della comunità ma anche di tutti gli sforzi del momento, si è voluto dotare questa cattedrale di un grande organo. Una piccolissima canna di 2 cm è l'unica canna seicentesca che io ho ritrovato all'interno delle file di ripieno. 3 cm di canna con un'iscrizione, numero 17. Riconosco la grafia seicentesca, quindi posso ritenere che Vegezzi Bossi. Oggi tutte le parti dell'organo sono veramente accessibili. Ci si è orientati per riuscire a dare a questo strumento della dignità tecnica, un gusto sonoro. L'ideale sonoro ero sicuro di poterlo ritrovare, perché è quello di Carlo Vegezzi Bossi. Il vostro strumento ha dei suoni precisi, ha del carattere, ci sono c'è della brillantezza nello stesso tempo, sono anche melodiosi questi registri. Io vado fiero della scuola italiana. Io penso che abbiamo veramente dei buoni strumenti, bisogna saperli trattare e portare al massimo livello quello che abbiamo come base. Bisogna rivivere, le canne vibrano, ma devono servire per far vibrare l'animo. Quando l'animo vibra, canta e loda, è allora che si ottiene il risultato. Ecco, ci vuole una musica adatta perché l'animo possa vibrare, lodare, cantare e gioire con il Signore.